4 settembre 2024, data importante, perché vicino a Milano, precisamente a Cernusco sul Naviglio, Andrea Beretta uccide con 20 pugnalate Antonio Bellocco. I due uomini si incontrano di fronte a una palestra, entrano in una Smart e pochi minuti dopo solo uno ne esce vivo. Beretta in pochissimo tempo si è fatto strada al vertice della curva dell'Inter. Era gregario di Vittorio Boiocchi, leader storico del tifo nerazzurro, e quando questo viene ammazzato nel 2022, di fatto ne prende il posto. Bellocco, invece, è uno dei rampolli di una delle famiglie dell'aristocrazia andranghetista. Ma come ha potuto pensare Beretta di compiere un omicidio così pesante mettendosi contro un clan come Bellocco di Rosarno? Per intenderci, i Bellocco di Rosarno furono tra i primi clan di mafia a comprare e costruire in parte un intero quartiere a Bruxelles, appena giunta la notizia che sarebbe stata Bruxelles la capitale del Parlamento europeo e quindi i prezzi delle case sarebbero andati alle stelle. Questa è la capacità imprenditoriale e trafficante dei Bellocco. Quindi che uno sgherro di curva possa mettersi contro un principe di un'organizzazione è davvero singolare. Ma andiamo per gradi. Ora, l'inchiesta della Procura di Milano, che ha portato all'arresto di 19 ultras a capo delle curve di Milan e Inter, ci aiuta a rispondere a questa domanda, ma anche a scoperchiare l'intreccio tra criminalità organizzata e tifo. Beretta da tempo aveva il sospetto che Bellocco volesse ucciderlo ed è costretto quindi a giocare di anticipo, sfruttando il tempo che al suo avversario serve per vedersi autorizzato dai locali di 'ndrangheta, ovvero le strutture della cosca sul territorio. Senza il loro via libera, nessun omicidio è possibile. E Bellocco probabilmente sta aspettando un'autorizzazione che non è certo sarebbe arrivata. L'ndrangheta preferisce intimidire, allontanare, comprare. Beretta sfrutta proprio questa sorta di burocrazia dell'ndrangheta e quindi sa che deve agire in fretta per tentare di salvarsi, o forse di salvare quello che ha costruito. Probabilmente Beretta sapeva che mettendosi in società con uno come Bellocco avrebbe rischiato, ma non immaginava che sarebbe finita così, quando con il sostegno del clan decide di prendere il controllo della curva dell'Inter e degli affari criminali che gli gravitavano intorno. Ma perché Beretta entra nel mirino di Antonio Bellocco? Beh, innanzitutto Bellocco voleva il controllo della cassa di We Are Milano, l'associazione di beneficenza della curva, ma anche il suo negozio di merchandising. Voleva insomma controllare tutta la filiera che controllano gli ultras dell'Inter. Non voleva soltanto una fetta della torta in cambio del suo sostegno, voleva controllare tutto. E qui va fatto un punto storico sul rapporto tra mafie e calcio e tifoseria calcistica. In passato il rapporto di Camorra, 'ndrangheta e Cosa Nostra con le tifoserie è sempre stato fondato su una sorta di collaborazione. Le mafie si consorziavano con gli ultras che controllavano la vendita del merchandising, che per esempio spesso producevano imprese di mafia, vendevano il cibo e le bevande che arrivavano da società di distribuzione delle mafie, prendevano le percentuali sulle vendite dei biglietti, prendevano percentuali sui parcheggi e soprattutto gli ultras spacciavano la loro droga dentro e fuori lo stadio. Insomma, un accordo tra liberi imprenditori, tra produttori e distributori, servizi e forniture in cambio di percentuali, protezione in cambio del controllo di un mercato. Ora non è più così. Unano, così era soprannominato Bellocco, era salito a Milano qualche anno fa con un intento preciso: prendersi la gestione direttamente lui di tutta la filiera dell'Inter e rendere questi personaggi dipendenti, cioè alle sue dipendenze, non imprenditori con cui quindi scambiare affari. Motivo? Molti motivi. Gli ultras innanzitutto non sono uomini d'onore, quindi non sono mafiosi. Anche se collaborano con le organizzazioni mafiose, non sono uomini d'onore. Quindi indisciplinati, spesso esagerano con l'alcol e la coca, inutilmente bellicosi, legati all'estrema destra, come per esempio nel caso dell'Inter. Insomma, troppo esposti a facili indagini,
facili arresti e compromettono gli affari immensi che le mafie stanno vedendo realizzarsi. E i club, in tutto questo, sanno quello che sta accadendo? Beh, secondo quanto emerge, assolutamente sì. Spesso e volentieri rispondono signor sì alle richieste dei gruppi del tifo organizzato, perché si sentono ricattabili. Perché per far sospendere una partita, far combinare multe, far perdere punti in classifica, basta organizzarsi, lanciare oggetti, fare cori razzisti, rendere la vita dello stadio invivibile. È sufficiente. Non solo. Far finire gli allenatori, i giocatori, nel mirino delle contestazioni, significa mettere addosso alla squadra una tensione enorme. Insomma, gli ultras e le mafie, in qualche misura proteggono, dando degli ordini, il business miliardario che il calcio genera. Le società sanno benissimo che basta che questi calciatori milionari e ragazzini finiscano nel mirino, nel ricatto di queste organizzazioni per distruggere un'intera stagione. E di fatto il ricatto su quasi tutti i grandi club, su moltissimi club medi e piccoli, è continuo. Le società sanno benissimo nomi, volti, interessi, ma non denunciano quasi mai. Juve, Inter, Milan, da anni sanno benissimo che l'Andrangheta e i loro ultras sono inesorabilmente legati. Ancor più sanno che narcotraffico e calcio sono mercati saldati. Un episodio che mi ricordo particolarmente: nel 2014 la Juve ebbe pressioni per assegnare l'appalto dei lavori edili per il nuovo stadio a degli specifici costruttori che erano vicini alle Ndrine. All'epoca Andrea Agnelli riuscì a non cedere a queste minacce, ma in un'intercettazione telefonica il suo spavento è molto eloquente. Dice al manager, suo amico della sicurezza della Juventus, Alessandro D'Angelo, riguardo proprio quest'ultra dei Vikings che gli faceva pressione, Lorenzo Grancini, gli dice: il problema è che ha ucciso della gente. E il suo amico gli risponde: ha mandato a uccidere della gente. Come dire, non è semplicemente un teppista violento, è un'organizzazione. Le ricordate le vecchie parole del boss colombiano di origine italiana, El Mono Mancuso? La coca è una pianta strana che ha le foglie in Sud America e le radici in Italia. Ecco, molte di queste radici sono proprio negli stadi. Ma come, penserete, gli stadi così controllati dalla polizia, come fanno a essere vere piazze di scambio? Innanzitutto, ogni stadio è un grande mercato di droga. Ogni domenica qualsiasi tifoso, dall'odore dell'erba e del fumo, riconosce cosa si sta fumando. Ma pur guadagnando molto sullo spaccio che si ha proprio nello stadio, non è il fulcro del business. I capi ultras di diversissime squadre sono diventati veri e propri narcotrafficanti in proprio. Come il più famoso, tra l'altro, tra questi, il leader degli irriducibili della Lazio, Fabrizio Diabolic Piscitelli, che dalla posizione di leader di uno degli storici gruppi ultras faceva atterrare ogni settimana su Roma centinaia di chili di cocaina e con la sua arroganza ha fatto saltare gli equilibri criminali della capitale. Nel 2019 Piscitelli viene freddato da un killer su una panchina al Parco degli Acquedotti. Gli ultras sono degli ottimi terminali per il traffico perché hanno contatti, uomini fidati e sono spesso e volentieri già dentro affari illeciti. A volte capita che persino gli scontri sono dovuti a non accordi sulla droga. Ci sono moltissime versioni, quindi arrivano ancora dal si dice, sembra che. Ma un'ultima che mi ha molto colpito, che mi è arrivata all'orecchio, e chissà se verrà mai confermata dalle inchieste delle procure, parla dell'ultimo grande conflitto che c'è stato a Napoli tra i tifosi del Napoli e i tifosi dell'Eintracht, tifoserie non amiche, ma sembrerebbe che fosse stato garantito ai tifosi dell'Eintracht un acquisto di droga a basso costo, o quantomeno a un costo conveniente. Vedendo l'antipatia di come si sono presentati i tifosi dell'Eintracht, questo gruppo organizzato di ultras non avrebbe dato seguito all'accordo. E a quel punto è scoppiata l'insurrezione. Insomma, il mondo del narcotraffico è il perno principale del profitto delle organizzazioni degli ultras.
A riprova di questo, per esempio, quando viene arrestato nel 2018 Luca Lucci, che è il capo della curva sud del Milan, viene sorpreso dalle telecamere mentre sta ricevendo droga direttamente dalla Spagna e per mano dei clan albanesi con cui era alleato. Si dichiara colpevole e accetta una condanna a 18 mesi. Lucci è tornato in carcere da qualche giorno. Anche lui è finito nell'inchiesta della Procura di Milano. Lucci è diventato famoso alle cronache nazionali perché strinse la mano in una foto a Matteo Salvini, il quale, sorpreso in una foto tra tifosi indagati, molti di loro per narcotraffico, disse: indagato tra indagati. E il Napoli in tutto questo? Beh, il Napoli ha una storia a sé, perché per decenni la sua tifoseria è stata profondamente collusa con le famiglie di Camorra. Non solo, ma c'è stato un intero gruppo ultras, teste matte, che venne identificato per la prima volta come proprio un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, cioè tifosi che facevano i narcotrafficanti. Il Napoli ha avuto organizzazioni dei tifosi direttamente estensione dei clan. Per questo De Laurentiis si è trovato di fronte a due scelte: o essere letteralmente in mano loro o combatterli. Nessuna terza possibilità. E così ha iniziato un progressivo allontanamento degli ultras criminali dallo stadio. Non si interloquiva più, non gli si dava i biglietti, si cercava, laddove possibile, di contenere gli appalti, lasciandoglieli residuali. E ha pagato un prezzo, i giocatori sono stati bersagliati ancora, vengono bersagliati da continui furti. Chi ruba sa benissimo che stai spaventando il calciatore, che stai mettendo pressione alla squadra. Amsic, Cavani, Lavezzi, Aronica, insomma, sono stati derubati ed erano probabilmente messaggi chiari. Questo fa di Napoli una delle prime piazze di tifosi collusi, in questo momento una squadra più avanzata rispetto a Milan, Inter, Juve ed altre nel contrasto alla tifoseria mafiosa. Ma tutto questo è solo una piccolissima percentuale che sta emergendo e che purtroppo, ahimè, già non se ne sta più parlando. Sin dove arriva il potere delle organizzazioni criminali nel calcio italiano ed europeo? Queste dinamiche accadono anche a Barcellona, a Marsiglia, in Turchia. Le mafie investono direttamente nei grandi club. Sono gli azionisti occulti delle grandi società? Beh, di questo non abbiamo prova. Abbiamo un infinito numero di episodi, Juve Stabia, Albanova, Mondragonese, Crotone, di squadre avvicinate, comprate, estorte, piccole, locali. Così come abbiamo un'infinità di prove di partite truccate delle serie minori. Uno fu il tentativo che la Camorra fece di entrare direttamente proprietaria di un grande club, la Lazio. Nel 2006 la Camorra deve portare decine di milioni di euro fermi in Ungheria, in Italia. E tramite gli irriducibili, che avvicinano Giorgione Chinaglia, ci provano. Provano a poter usare questa figura, i loro soldi e l'alleanza con gli ultras, per prendersi la Lazio. Non ci riuscirono. Fu un'operazione troppo maldestra, che insegnò alle organizzazioni criminali esattamente quello che fanno in politica. Meglio stare dietro. Meglio avere i vice, i segretari, i procacciatori di voti, gli imprenditori, che invece metterci il volto in prima linea. Ci si espone troppo. Si regala facilmente un'indagine. Il calcio italiano è malato, ma non preoccupatevi. Ormai è passata più di una settimana dalla vicenda e non se ne parlerà più. Potremo tornare tutti a divertirci.